oggi abbiamo il Lego. Il Lego? No. Che Lego abbiamo? Ma no, non è un Lego normale. Lego sia il Junior. Non è un Lego che si attacca. Ci devi mettere sopra i pezzi. Ah, sono come quelli che abbiamo preso alla Lidl. Tondi. Quelle figure geometriche. Quanti pezzi ti sono? 50 pezzi. E da 1 a 5 anni. E te la smetti, Pietro? E quindi tu non puoi giocare. Ma anche tu puoi giocare. Io sì, io ho 4 anni. Non è vero. Hai 21. Ancora, io ne ho 22. Mi sento offesa. E allora comunque non hai 4. Vabbè, noi giochiamo lo stesso. Dai, che divertente. Giochiamoci su che li apriamo. Ormai Simone è il nostro presentatore di giocattoli. No. Sì. Te lo devi guadagnare, Pietro. Chi fa il gioco più bello, la prossima volta presenta un giocattolo. Facciamo così. Io la prossima volta porto il gioco del tomele. Vediamo chi fa la costruzione più bella. Io vedo i pezzi. Vedo i pezzi. Ah, aiutami Simone. Ah, li prendiamo tutti fuori. Hopla. Allora, un minuto di silenzio. Pronti, via. Ma dai. Ah, sono ben fregato. Sì, però io ho 2 pezzi. Ma dai. Ah, ho vinto. Non hai vinto, devi costruire anche te. Ma io li mettiamo forza, ma io vedere tutti i pezzi prima. Ma no, io voglio subito costruire. Subito costruire? Sì, ne costruiamo subito allora. Ma possiamo anche mischiare. Io sono più veloce. Ah, i pezzi sono di tutti, uniti. Uniti! Cosa faccio? Non faccio niente. Mi fai versi. Bene, io costruisco il castello più grande del mondo. E mi ritrovo i pezzi. Io sto facendo le sedie del re e la regina. Io ho fatto un bel castello. I castelli sono più alti. Più alti li devo fare? Sì. Mi serve un altro di questo. Quello ti serve? Cosa? Quello blu. Serve? È la sedia. Prendo. No, questo è la sedia. Le bolle! Ora sì che è grande. Guarda! Mi gira la testa, sono sotto il tuo potere. Cosa ho detto? Questa è una piccola torre. Come faccio? C'è uno spazietto minuscolo. Questa è un'altra torre. La mia è quasi finita. La mia è finita. Guardate che bello. La mia è più bella. No, più bella la mia. Ora dobbiamo aspettare che finisca. Vabbè, vedo tutti i triangoli. Fatelo, vediamo che cos'è. Vediamo come cosa costruisce. Come lo costruisce. E vediamo cos'altro posso fare. Ah, questa è una doppia torre. Ah. Che cazzo. Ehi! Ti serve? Sì. Non lo metti? Ah, così? Ecco, guardate tutte le costruzioni. La mia, quella di Simone e quella di Pietro. Ma la mia non è più. Rappresenta i due troni. I due troni. La tua che cosa rappresenta? Un castello. Un castello molto particolare, mi ricorda quello di Cusco, delle forbici dell'imperatore. È quello. E questo invece è un'antichità romana. E questo è il cespuglio di meloni. Ah, allora bambini, qua sotto votate. È il cespuglio di... Ehi, ti ho vista, sai? Il valore è vivo. Però bambini, qua sotto, votate la figura che vi è piaciuta di più. Scrivete se preferite quella di Simone, quella di Pietro o la mia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao bambini! Ciao!